più me ne voglio, yeah. Allo gilendo. E me l'hai a pigliare na cilendana. Io me ne voglio ir allo gilendo, me la voglio pigliana gilendana. Allo gilendo, me la voglio pigliana gilendana. Me ne curo che non te ne niente, e basta che te ne la fresca puntana. Non te ne niente, e basta che te ne la fresca puntana. Capondana fa meno favore, e finica solo tu me lo puoi fare, e no favore. Preghiamo. Attenzione di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo e su tutti voi e vi rimanga per sempre. Amen. Grazie, Don Rito. Concittadini, amici tutti, eccoci finalmente giunti alla sospirata posa della prima pietra di questa opera importantissima per il nostro paese. Non mi nascondo che per me è un momento davvero emozionante. Non capita a tutti, in un periodo così breve, così difficile per il contesto economico nazionale ed internazionale, di immaginare, di far progettare, acquisire tutte le autorizzazioni, ottenere il finanziamento e cantierare un'opera così importante. Vi assicuro, non è un'impresa facile e questo ci rende particolarmente felici ed orgogliosi. Ricordo che quando nel 2011 appendemmo in piazza Magliani, di fianco all'ingresso della banca di credito cooperativo, il rendering di questo progetto, qualcuno, neanche troppo fra i denti, disse: altro sogno, solo chiacchiere. La risposta a quelle persone scettiche la diamo stasera: il tempo, grazie a Dio, è galantuomo. Nella vita bisogna sognare, bisogna credere nei sogni e rincorrerli affinché diventino realtà. Questo senz'altro non è un traguardo, un punto d'arrivo per il nostro paese e per l'amministrazione che mi onoro di rappresentare, ma bensì un punto di partenza nella ricerca continua di proposte e soluzioni a problematiche sempre più ricorrenti. Cercherò di spiegare l'idea portante e lo scopo della sua realizzazione, cioè i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale e poi quella regionale a spendersi e a spendere molte risorse per la pratica realizzazione di quest'opera complessa, difficile, affascinante ed a mio avviso meravigliosa. Dunque, di seguito, cercherò di descrivere i passaggi essenziali dell'opera che mira a riqualificare l'area rupestre splendidamente incisa e fortemente segnata dallo scorrere ora lento, ora veloce del fiume Calore nelle gole impressionanti e suggestive che si aprono tra l'abitato di Laurino e Montecavallo.
Il primo intervento, più appariscente, riguarderà comunque la posa in opera di una zipline, un cavo, sopra la profonda forra scavata dal fiume. Il cavo consentirà di volare con un facile dislivello da Punta La Guardia fino alla stazione di arrivo posta al di sotto di questo belvedere dagli Ulivi, dove ci troviamo adesso. Sopra la cresta rocciosa che è situata di fronte a noi, ad una quota di circa 700 metri, sarà posta la stazione di partenza, anche questa realizzata in sintonia con l'ambiente circostante. Per raggiungere la stazione di partenza sarà realizzata una monorotaia della lunghezza di circa 600 metri con partenza dall'ex cava bonificata. Il trenino si inerpicherà dall'ex cava fino alla cresta di roccia dove sarà posta la stazione di partenza per l'effettuazione del volo. Per chi invece volesse fare un'escursione a piedi sarà possibile procedere attraverso il sentiero esistente che sarà adeguatamente ripulito ed attrezzato e che conduce fino alla grava di Fesolo, passando per i pozzi di Monte Cavallo. Anche l'area dove ci troviamo adesso sarà modificata con la creazione di un anfiteatro, per la verità sotto, a fianco alla chiesa, per concerti e manifestazioni all'aperto. Inoltre saranno realizzati ulteriori interventi accessori e funzionali, quali il recupero appunto della chiesa di San Pietro, che molti ne disconoscevano l'esistenza e che noi abbiamo riportato alla luce, opere di pavimentazione e rivestimenti in pietra dell'area di Santa Sofia ed elementi di arredo urbano e tutte le reti infrastrutturali. Ancora di più lo sarà in futuro, perché la complessità dell'opera che ci vede impegnati dovrà farci ritrovare tutti più uniti, coesi, in piena armonia, come un tempo, quando le difficoltà univano e non dividevano. In conclusione, permettetemi di esprimere un augurio ed in bocca al lupo all'impresa Dervit, al suo rappresentante, ingegner Vittorio De Rosi, che è qui presente e che dovrà realizzare i lavori e che sono certo li eseguirà nel migliore dei modi e soprattutto nei tempi perentori imposti dalla Regione Campania. Abbiamo lavorato nel silenzio e operato a fondo per raggiungere dei risultati importanti. Tutti noi ci abbiamo creduti e con soddisfazione possiamo dire ce l'abbiamo fatta. Per quanto mi riguarda, la soddisfazione di aver rispettato una promessa del passato e una scommessa proiettata nel futuro, con la speranza di aver saputo programmare ed anticipare esigenze e istanze della popolazione in un momento di grande difficoltà finanziaria ed economica. Io non mi ritengo un politico, ma un cittadino normale che cerca di fare qualcosa di utile per il proprio paese. Come? Lavorando, lavorando, lavorando per tutti. Per questo mi piace ricordare la frase di Steve Jobs nel discorso di auguri ai laureandi di Stanford: siate affamati, siate folli. Io me lo sono sempre augurato per me stesso. Questa prima pietra è solo l'inizio di un cammino che mi auguro possa contribuire ad unire l'intera comunità per lasciare a chi ci succederà una risposta concreta. Grazie a tutti. Buonasera, voi. Siamo qui a Laurino, Parvola Laurino, 2014, speriamo 2015, con il signor sindaco, il dottor Romano Gregori. Allora, tema della serata: non dobbiamo avere paura di volare. Assolutamente no, credo che la gente ha capito questa sera, anche attraverso questo splendido video che abbiamo proiettato, l'importanza e la maestosità di quest'opera che ci iniziamo, la costruzione. È un qualcosa di importante per lo sviluppo turistico ed economico del nostro paese. Io ci credo tantissimo e spero che le cose possano davvero andare nel senso da noi auspicato. Anche perché, come raccontava lei stessa, diciamo, il percorso delle autorizzazioni, l'iter istruttoria ha avuto la sua complessità, quindi diciamo, ci avete messo tutta la grinta possibile per arrivare a questo risultato. Sì, è stato davvero un percorso ad ostacoli, tanto più che Laurino, come è risaputo, è un paese che è completamente all'interno del territorio protetto del Parco Nazionale del Cilento Valle di Diano e quindi sottoposto ancora a vincoli più stringenti, quindi pareri della sovrintendenza, pareri dell'autorità di bacino, pareri dell'ente parco stesso, tant'è che originariamente il progetto prevedeva anche una passerella di collegamento tra Santa Sofia e qui, il belvedere degli Ulivi. Comunque ci ripromettiamo di ottenerne le autorizzazioni e quanto prima di candidare a finanziamento anche questo progetto della passerella di collegamento. Ok, un elemento significativo al suo discorso è stata la compatibilità ambientale, quindi
l'evidenza di Laurino come una comunità a vocazione a zero impatto ambientale, immersa nella natura, in armonia con la natura che da secoli la contraddistingue. Tutti i nostri sforzi sono diretti in questa direzione, il bene è la nostra materia prima e la dobbiamo preservare così come ce l'hanno consegnata i nostri avi, e noi la dobbiamo riconsegnare alle generazioni future, perché senza la bellezza del nostro paesaggio e del nostro ambiente non andiamo da nessuna parte. Ecco, diciamo, quest'opera potrebbe avere un effetto volano, per usare anche, diciamo, un gioco di parole. Ci possiamo aspettare, come dire, la crescita di un indotto turistico? Cosa possiamo immaginarci? Ecco. Noi puntiamo tutto su questo, di attrarre dei turisti, perché questa rappresenta un'unicità per la zona, non solo per la zona ma per l'intera regione Campania. E quindi creando dei percorsi e dei pacchetti turistici credo che si possano creare delle buone occasioni di lavoro per i giovani che anziché andarsene vanno, un motivo in più per restare nel nostro paese, ce n'è tanto bisogno. E quando vengo...